Il centro di Firenze alle nostre spalle, davanti a noi il Parco delle Cascine. In mezzo è sorto come un ponte tra queste due realtà il Parco della Musica di Firenze, che sarà la casa del Maggio Fiorentino. Progettare una struttura come questa significa realizzare una struttura che, come uno strumento musicale, sia capace di riportare la bellezza e la purezza del suono, ma nello stesso tempo i materiali e le strutture che vengono realizzate devono rispondere alla durabilità, all'utilizzo che ne viene fatto quotidianamente, sfide progettuali a cui ha risposto lo studio ABDR. Quali sono le sfide progettuali a cui avete dovuto rispondere per creare un parco della musica? Insomma, la pretesa fin dalle prime battute figurative, dai primi schizzi, è stata quella di pensare a questo auditorium come dei grandi strumenti musicali. Noi vogliamo essere in grado di costruire una forma che sia in grado di dare la migliore risposta acustica possibile. Dal punto di vista delle prestazioni, in cosa il GRES soddisfa le necessità di un oggetto come questo luogo? Il GRES è un materiale per definizione inattaccabile agli acidi, che ha condizioni di resistenza all'usura per l'appunto inconfrontabili con quelle del marmo. La manutenzione di un materiale come questo non ha confrontabilità evidentemente con nessun altro materiale lapideo naturale. E in terzo luogo direi alla straordinaria duttilità costruttiva del materiale. Può essere direttamente ancorato attraverso collante al cappotto delle pareti, con risultati di coibentazione e di rapidità esecutiva, costruttiva, assolutamente impensabili sul materiale lapideo. Qual è la sfida maggiore che vi ha posto un progetto come questo? Un intervento come questo, che costa decine e decine, se non centinaia di milioni di euro, si giustifica soltanto se l'oggetto finale ha quelle capacità di resa acustica che permetteranno a Firenze di competere sul piano internazionale. Cioè, un investimento così importante non può permettersi di non avere una risposta sul piano tecnico, acustico e funzionale perfetta. Una sfida ve l'hanno posta anche i materiali, ci avete messo 2 anni a realizzare le lastre che stiamo vedendo di copertura. Com'è lavorare con un'azienda che è capace di creare per voi un prodotto ad hoc che riproduca la meraviglia della natura, come la pietra serena e il marmo? L'azienda, siamo contenti, ci ha seguito, abbiamo collaborato, non è la prima volta che collaboriamo con la Cottoteste, ma ci ha seguito in questo caso con, devo dire, grande spirito di sacrificio e anche di pazienza, di comprensione per le nostre esigenze. Il risultato che vediamo è un procedimento molto complesso che passa attraverso suggestioni storiche, la ricerca di una colorimetria legata ai marmi fiorentini, alle pietre fiorentine, un passaggio anche astratto, molto tecnico attraverso procedimenti fotografici e serigrafici. E infine questa meraviglia di queste lastre da pochi millimetri che restituiscono questa matericità. La struttura esterna richiama quella di un anfiteatro. Ovviamente però chi lo ha realizzato oggi ha qualche vantaggio in più rispetto agli architetti di un tempo. La fascinazione che viviamo in questo luogo è quella di un anfiteatro romano. Come si riesce a ricrearla oggi nel cuore di Firenze? L'obiettivo nostro era questo, riuscire a creare uno spazio che a fatica si riesce a capire che è della contemporaneità. Lo è perché è vissuto, perché sarà vissuto dai fiorentini, farà parte della vita estiva, in particolare di Firenze e delle iniziative del Maggio. Come nasce l'ispirazione per un progetto così articolato che deve rispondere a esigenze così diverse come la frequentazione di tante persone e la capacità di riportare il suono nel modo più corretto? I tempi di immaginazione di un progetto, di ideazione di un progetto non sono mai stabiliti. Possono essere brevissimi e molto lunghi e sempre paradossalmente non dipende dalla complessità del progetto, ma dipende spesso dalla capacità di trovare la soluzione adatta per il progetto in essere. Questa è la prima vera difficoltà. Avete un vantaggio fondamentale rispetto al durare nel tempo, rispetto a chi costruiva anfiteatri greci o romani, ovvero l'evoluzione della tecnologia, il fatto che si possano usare materiali più durevoli.
Questo come cambia il vostro lavoro e come interagisce il vostro lavoro con la creazione di questi prodotti? È evidente che questo non è un progetto che ha una scadenza immediata, non è una realizzazione che deve durare poco nel tempo, ma ha un compito di essere dentro Firenze e per Firenze per molti, molti anni. E la tecnologia in questo è, non necessariamente un vantaggio, nel senso che è l'applicazione che ne fai poi che in qualche modo ne garantisce la durevolezza. E la riflessione che si fa anche sulla tecnologia, il fatto di poter collaborare con aziende che sono disposte con te a spartire con te anche un'avventura. I materiali realizzati da Cotto d'Este per questa struttura in collaborazione con ABDR imitano, reinterpretano i materiali naturali. Questo perché? Per restare nel solco della tradizione fiorentina, quindi del marmo cipollino, delle sfumature del verde, per ricordare le grandi lastre del Vasari, ma senza i limiti oggettivi che questi materiali naturali possono avere. Su tutti li conosceva il Vasari quando parlava della pietra serena. Questa sorta di pietra bellissima a vedere, ma dove sia umidità o piova su o abbia ghiacciati addosso, si logora e si sfalda. A questo punto entra in campo Cotto d'Este realizzando kerlite appositamente per lo studio BDR dopo 2 anni di ricerca anche in cava. Brevemente, 2 anni di ricerca per realizzare questo prodotto, come nasce? Come si è sviluppata? Si è sviluppata dalla volontà appunto dei progettisti, dei soci dello studio che volevano avere una pietra naturale. Ovviamente i costi nonché la manutenzione di una pietra naturale sono difficoltosi per un'opera pubblica, per cui insieme appunto alla Cotto d'Este abbiamo studiato, partendo dai blocchi di pietra vera, 8 lastre intere che appunto la Cotto d'Este ha acquistato, per poi fare in modo di riproporla su queste grandi dimensioni e riuscire ad avere 28 lastre diverse, ma proprio per non avere la percezione che fosse un qualcosa di riprodotto. Firenze è l'esempio di un uso ardito della pietra serena con dimensioni incredibili, pensiamo a Brunelleschi. Lo stesso è stato fatto in questo Auditorium della Musica con lastre 50x150. I lavori procedono speditamente, appuntamento per l'inaugurazione prevista prima della fine dell'anno.